mercoledì notte a D3 maggio 1601, Monsignor Tiberio Cerasi, tesoriere generale di Santa Romana Chiesa, passò all'altra vita nella sua villa di Frascati, dove stava per meglio curarsi del suo male di pietra, poiché pareva gli confacesse più quell'aere che questa di Roma. Nel qual luogo, appunto, Nostro Signore il Papa giunse a tempo per mandargli la sua santa benedizione. Per la sua morte, tutta questa corte vi ha sentito dispiacere per essere prelato di molto valore. Qual cadavere sarà trasportato a Roma et datogli onoratissima sepoltura nella sua bellissima cappella, che fece fare nella chiesa della Madonna del Popolo per mano del famosissimo pittore Michelangelo da Caravaggio. Ormai da secoli Tiberio Cerasi ci attende con il suo busto nella cappella che porta il suo nome. Certo non avrebbe mai immaginato che qui sarebbe venuto tutto il mondo, ma lo stesso voleva che il suo nome fosse ricordato e che la sua cappella fosse viva e risuonasse di preghiere per lui e per la sua famiglia. Per questo si rivolse al Caravaggio per i due dipinti laterali con San Pietro e San Paolo. Ma volle anche che chi si avvicinava al presbiterio dove sono poste le opere del Merisi leggesse prima la lapide della madre, con le espressioni bellissime et corporis et animi bonis e dulcissime, cioè bella d'una bellezza esteriore d'una d'animo e dolcissima. E poi quella del padre, che era medico, physicus, dell'ospedale della Consolazione e che probabilmente aveva curato il Merisi quando vi fu ricoverato. Ma innanzitutto vedesse prima il proprio busto e il proprio epitaffio che ricorda che Tiberio, dopo essere stato importante avvocato dell'urbe, era poi divenuto chierico e infine tesoriere generale della Camera Apostolica, cioè responsabile del sostentamento della Curia Pontificia, oltre che supremo responsabile dei processi che potessero riguardare tale personale. I dipinti del presbiterio dovevano ricordare a tutti che egli aveva lavorato per il pontefice, cioè per il successore di Pietro e di Paolo, e che insieme alla Vergine raffigurata sull'altare, essi intercedevano per la città di Roma. Caravaggio non lavorò in solitudine alla Cappella Cerasi, anzi la pala d'altare, l'Assunzione della Vergine, non venne commissionata a lui, ma ad Annibale Carracci. Carracci realizzò anche i disegni degli affreschi della volta, che vennero poi dipinti dal Tacconi. L'impianto architettonico della cappella venne invece diretto da Maderno, che di lì a breve avrebbe realizzato la nuova facciata della Basilica di San Pietro. Anche gli stucchi fanno parte della medesima organica decorazione, con le storie dei santi Pietro e Paolo. Ogni artista doveva essere necessariamente al corrente del lavoro dei compagni e tenerlo in considerazione per raggiungere l'equilibrio armonico dell'intera cappella. Nella tela della Crocifissione di Pietro, impressionante è ancora una volta, come nella Madonna di Loreto, il posteriore che appare in primo piano. Sempre Caravaggio pone in evidenza le tenebre della vita, sia con i tipici fondi scuri, sia presentando la carnalità e anche la malvagità delle azioni umane. Infatti ciò che subito appare non è semplicemente l'esibizione delle terga, ma che esse appartengano a un carnefice, a uno degli addetti alla crocifissione del primo degli apostoli. Egli ha appena scavato la buca nella quale piantare la croce ed ha ancora in mano la vanga. La posa del carnefice in primo piano è ripresa dal Buonarroti, che la dipinse in forma analoga nella Cappella Paolina circa 60 anni prima. Già da questo dettaglio è evidente come il Merisi si ispirasse a Michelangelo, che era per lui evidentemente punto di riferimento decisivo come maestro. Ma è tutta l'opera che si ispira a lui. Caravaggio riprende da lui la geniale
ispirazione di dinamizzare l'avvenimento, non rappresentando l'apostolo già crocifisso a testa in giù come si era soliti fare in antico, ma anticipando la scena al momento in cui la croce viene innalzata da terra. Si vedono infatti subito dietro altri due carnefici di spalle che stanno innalzando la croce. Uno la issa con corde, mentre l'altro la solleva. I volti dei tre addetti al martirio sono simbolicamente nascosti. La luce spinge lo sguardo di chi entra nella cappella verso il corpo di Pietro e fino al suo volto e ai suoi occhi. Lo sguardo intensissimo del primo degli apostoli si volge infine con una torsione del collo, lì dove già il buon Arroti lo aveva indirizzato. Eccoci nella cappella dei Santi Pietro e Paolo, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Cappella Paolina, detta anche Cappella Parva, piccola, la cappella del Papa che è a fianco della Cappella Sistina. Nel gennaio del 2016, dopo aver guidato una visita nella Cappella Paolina, ebbi l'occasione unica di poter celebrare la messa sull'altare. Ricordo la meraviglia quando, alzando lo sguardo, vidi che il San Pietro di Michelangelo mi guardava, meglio, che guardava verso l'altare. Il buon Arroti aveva dipinto il primo degli apostoli che torceva il collo per poter guardare all'indietro, lì dove avviene la celebrazione. Generazioni di studiosi avevano affermato che Pietro era raffigurato in quell'affresco mentre fissava con i suoi occhi serissimi chi entrava nella cappella, e quindi in particolare il pontefice, perché la Paolina era una cappella a lui riservata. Tutti gli storici dell'arte avevano fin lì dichiarato, in forme diverse, di non essere in grado di comprendere appieno quello sguardo. Ebbene, in un istante mi si era dipanato il mistero di quegli occhi. Pietro non guardava l'ingresso della cappella, ma dalla parte opposta. Gli storici dell'arte osservano abitualmente le opere dalla navata delle chiese. Ma questo affresco, per essere compreso, doveva invece essere letto dalla prospettiva dell'altare. Michelangelo aveva dipinto Pietro che, dopo aver sempre seguito il Cristo in terra, nel momento supremo del martirio si volgeva un'ultima volta a contemplarlo, presente nell'Eucaristia celebrata e adorata dal Pontefice. Quegli occhi così vivi si volgevano verso l'altare, verso quell'altare che era per lo più usato per l'adorazione eucaristica prolungata per 40 ore, le cosiddette 40 ore. Era una pratica devozionale di pietà non solo nel palazzo pontificio, ma anche nelle chiese della città. Lo stesso Merisi vi partecipò insieme a tutti i pittori dell'epoca appartenenti all'Accademia di San Luca, come attestato in un documento conservato nell'Accademia dei Virtuosi del Panteo. Non appena mi fu chiaro come Michelangelo aveva immaginato lo sguardo di Pietro, subito il pensiero mi andò alla Cerasi. Anche lo sguardo del San Pietro di Caravaggio doveva essere rivolto verso l'altare e il tabernacolo. Ne fui certo all'istante, prima ancora di andare a controllare. E in effetti è così. La cappella in cui ci troviamo prende il nome di Paolina da Papa Paolo III, Farnese. Il Papa, cioè, che aveva già commissionato a Michelangelo l'affresco del Giudizio Universale nella vicina Cappella Sistina e che adesso, in questa rinnovata Cappella del Sacramento, gli commissiona l'esecuzione di due pitture importantissime. E quindi viene dipinto prima l'affresco con la conversione di San Paolo, fra il 1542 e il 1545, e poi quello di fronte a me della crocifissione di San Pietro fra il 1546 e il 1550. Sono anni molto tormentati sia per la storia della cristianità sia per la biografia personale di Michelangelo. Ricordiamo che il predecessore di Paolo III, Clemente VII,
era il Papa che aveva dovuto in qualche modo fronteggiare la più grave crisi della cristianità, che era stato il sacco di Roma. E quindi Michelangelo prende atto in questa sua tormentata biografia di questi avvenimenti, della sua stessa fede sempre più sofferente, anche perché si connotava in senso spiritualista grazie alla frequentazione di un circolo di grandi intellettuali che faceva capo a Vittoria Colonna. Gli affreschi raffigurano rispettivamente la conversione di Paolo e la crocifissione di Pietro come i due momenti topici della vocazione di questi due santi che, toccati dalla grazia, testimoniano fino all'estremo sacrificio la loro fede in Cristo e sono appunto le colonne fondanti della Chiesa. Michelangelo sembra non trovare ispirazione nel repertorio antico che ancora si indovinava in qualche misura nel grande affresco del giudizio universale, ma scartando ogni consuetudine prospettica o di canoni proporzionali, ci mette direttamente di fronte, come dire, ad una realtà scarna, asciugata al massimo, proprio per essere in grado di veicolare un messaggio di radicalismo spirituale che intendeva sottolineare i fondamentali della nostra fede. Quindi, nel caso di Paolo, per esempio, che è qui alle mie spalle, abbiamo un addensarsi della composizione lungo la diagonale segnata dal raggio di luce che scende da Cristo giù fino a Saulo, che si sta convertendo, che individua appunto il tema portante della composizione, concettuale ed eventualmente anche formale. E nel caso di Pietro, la diagonale famosa della croce. La Cappella Cerasi è veramente una cappella paolina in miniatura. Tiberio Cerasi aveva lavorato al servizio del successore di Pietro e il luogo della sua sepoltura doveva ricordarlo. E come Michelangelo aveva affrescato per il pontefice Pietro e Paolo, così ora il Merisi doveva dipingerli per la Cerasi. E infatti questa è la riprova, identico è lo sguardo di Pietro. Sarebbe stato molto più naturale rivolgere quello sguardo verso chi lo crocifiggeva, come verso chi entra nella cappella. Ma il Merisi volle l'effetto opposto. Pietro doveva posare il suo sguardo esattamente lì dove già Michelangelo aveva voluto che si posasse. Caravaggio si faceva discepolo del Buonarroti nella scelta rivoluzionaria di non dipingere il martirio di entrambi, come era tradizione, ma la conversione di uno a fianco della crocifissione dell'altro. Era però il martirio del primo degli apostoli, quello che non poteva mancare, perché era l'evento che aveva cambiato per sempre la storia dell'urbe, facendola diventare la sede del Papa. Oh.
Cerasi morì nel 1601. Pochi mesi dopo, Caravaggio aveva realizzato la prima versione delle due opere su tavole di cipresso. L'ospedale della Consolazione, incaricato per testamento di completare i lavori, pagò il pittore con una cifra minore del pattuito, lasciandolo libero di rivendere i due dipinti. Non è chiaro se fu la morte del Cerasi a rallentare i lavori, a far decidere di rimandare indietro le prime versioni, o se fu la pala d'altare del Carracci a spingere il Merisi ad una totale rielaborazione dei dipinti, perché non sfigurassero dinanzi ad essa. Una cosa è certa. Le prime versioni replicavano la disposizione della Cappella Paolina, con Pietro a destra e Paolo a sinistra, mentre le seconde versioni sono all'inverso. Se ne può dedurre che il progetto dell'intera cappella dovette essere ridiscusso, come attestano anche l'affresco con l'estasi di San Paolo e gli stucchi con le storie di Paolo, che sono a destra, mentre il Domine Quo Vadis e gli stucchi relativi a Pietro sono a sinistra. Non abbiamo documenti che ci dicano se si chiese prima al Caravaggio di invertire la posizione dei due soggetti o se lo si chiese prima agli altri artisti della Cerasi. Ma certo il Caravaggio dovette lavorare di concerto con tutti gli altri artisti, come avvenne in tutte le chiese in cui lavorò e in particolare qui con il Maderno, il principale architetto della cappella. Nel passaggio dalla prima alla seconda versione della conversione di San Paolo, quella del 1605, il salto di qualità è evidente. La seconda tela è infinitamente più bella. Andiamo ora a Palazzo De Scalchi per rendercene conto. Eccoci all'interno del Palazzo De Scalchi, ospiti della principessa che ha il privilegio unico al mondo di custodire un'opera del Merisi, appunto la prima versione su tavola della conversione di Paolo, non in una galleria per quanto privata, ma nelle stesse stanze della propria residenza. Le due prime versioni vennero dal Merisi stesso vendute al Cardinal Sannesio, per finire poi a Madrid. Mentre non è più stato possibile da lì rintracciare la prima crocifissione di Pietro, si sa che la prima conversione di Paolo giunse a Genova e poi, per via ereditaria, dopo diversi passaggi, qui a Roma, nel Palazzo De Scalchi. L'opera è senz'altro molto bella, ma molto più manierista della definitiva, come affermano a ragione i maggiori critici d'arte, e molto più didascalica di questa. La conversione De Scalchi non gioca ancora di chiaro e di scuro come nel Caravaggio maturo, anche se evoca la luce che si affaccia nel magnifico paesaggio che è sullo sfondo. Il Risorto vi è rappresentato esplicitamente mentre appare a Paolo insieme ad un angelo che gli sta da presso. In questo modo tutta la scena è come affollata, piena, non ancora nuda. Paolo vi è rappresentato come accecato dall'arrivo del Cristo, mentre si copre il viso che non è così visibile. Il cavallo e ancor più lo stalliere si volgono verso il Cristo, il cavallo spumando, il soldato con la sua corazza rivolgendogli contro la lancia. Dinanzi alla essenzialità estrema della tela definitiva, gli storici dell'arte affermano che il Merisi dovette approfittare del rinvio dei lavori della Cerasi per elaborare la versione definitiva. La critica ha nutrito addirittura a lungo dei dubbi per l'attribuzione della tela De Scalchi al Caravaggio, tanto essa è superata dalla definitiva. Caravaggio maturava, probabilmente con l'aiuto della committenza e per la rivalità con gli altri artisti della Cerasi. Fra i contemporanei del Merisi era vivo il dibattito se egli fosse solo un imitatore della natura o se studiasse anche i grandi pittori del passato, come riteneva ragione il marchese Vincenzo Giustiniani, che giunse a possedere ben 13 opere di Caravaggio.
Marchese caro, si dice che Demetrio, antico statuario, fu tanto studioso della rassomiglianza che si dilettò più dell'imitazione che della bellezza delle cose. Lo stesso abbiamo veduto in Caravaggio. Siate clemente. Come dicevano i versi di Milesi, da voi le gran maestre arte e natura vinte si resteranno, con vostro eterno onor lor grave danno. Caravaggio è come una nuova vivanda, condita con una tale salsa, con tanto sapore, appetito e gusto, che si è trascinato tutti, con tanta golosità e licenza che temo tra di loro qualche apoplessia alla vera dottrina. Voi siete ingiusto. Bisogna fare delle distinzioni tra i pittori. Cosa siete? Tra quelli che stimano aver Caravaggio rovinato la pittura solo perché molti giovani, ad esempio di lui, ritraggono una testa imitandola dal naturale e non studiando gli antichi o i fondamenti del disegno o la profondità dell'arte? Dico che spregiando gli eccellentissimi marmi degli antichi e le pitture tanto celebri di Raffaello, si propose la sola natura per oggetto del suo pennello. Essendogli mostrate le statue più famose di Fidia e di Clifone, a ciò che vi accomodasse lo studio, sapete cosa fece? No. Che cosa fece quest'uomo satirico ed altero? Distese una mano verso una moltitudine di uomini, dicendo che la natura l'aveva a sufficienza provveduto di maestro. No. Caravaggio è uscito con fatica dalla povertà, attraverso il lavoro assiduo, tutto afferrando e tutto accettando, con accorgimento e ardire. Il che, se avvenuto in maniera onorevole, non è poi tanto da biasimare. La fortuna, infatti, spesso non si offre a noi, bisogna rovesciarla, stuzzicarla, tentarla. E Caravaggio si è acquistato con le sue opere fama, onore e rinomanza. È vero, è vero. I pittori, sviati dall'imitazione della natura, avevano bisogno di uno che li rimettesse sul buon sentiero. Ma per allontanarsi dalla maniera e seguitar troppo il naturale, si scostarono assai dall'arte, restando nell'errore e nelle tenebre. Finché venne Annibale Carracci ad illuminare le menti e a restituire la bellezza all'imitazione. Distinguere, amico mio. Bisogna distinguere. Sono vari modi di dipingere. C'è il modo di maniera, cioè che il pittore, con una lunga pratica e di sua fantasia, senza alcun esemplare, forma in pittura ciò che ha nella fantasia. E così hanno fatto il Barocci, il Passignano o il Cavalier d'Arpino. C'è poi il modo di dipingere avendo gli oggetti naturali davanti. E così, lasciando gli antichi, hanno dipinto Rubens, Rivera, Van Honthorst e la maggior parte dei fiamminghi che esercitano a Roma. C'è poi il modo più perfetto di tutti, perché il più difficile, in quanto include i due già detti, cioè il dipingere di maniera e con l'esempio naturale davanti. Così dipinsero i nostri dì Caravaggio, i Carracci, Guido Reni ed altri. Taluno ha premuto più nel naturale, taluno ha premuto più nella maniera, ma senza però discostarsi né dall'uno né dall'altro modo di dipingere. Sempre premendo sul buon disegno, sui veri coloriti e con dare i lumi propri e veri. La versione definitiva della conversione nasce da un'opera di essenzializzazione. Non c'è più il paesaggio di sfondo, ma solo lo scuro che fa emergere le figure. Lo stalliere, ora senza corazza, non è più enfaticamente con la lancia in resta dinanzi al Cristo risorto. Anche il cavallo, dipinto ora meravigliosamente, non è più imbizzarrito. Ma soprattutto non sono più rappresentati esplicitamente né l'angelo né il Cristo risorto. È la luce al suo posto e suo segno che si fa strada nella tela. La luce del Cristo ha reso cieco Paolo, che ora ha gli occhi chiusi, ma non più coperti dalle braccia come nella versione Descalzi. Anzi, esse sono aperte, come in un atto di resa. Come egli stesso scrisse ai Corinti, ultimo fra tutti apparve a me, come a un aborto. La caduta da cavallo è ora dipinta come dal basso e accentua il senso dell'iconografia tradizionale dell'evento, a sottolineare che l'apostolo viene sbalzato via da tutte le proprie certezze
riconosce quel Cristo che aveva fin lì rifiutato. Cadendo, quasi buca lo schermo per cadere fra le braccia di chi entra nella cappella. Dinanzi alla conversione della Cerasi cade ogni ipotesi di un presunto rifiuto della prima versione, quasi che essa potesse essere considerata eretica o che lo stile del pittore non incontrasse il gusto del committente. No, entrambe le versioni dipingono lo stesso evento, in assoluta aderenza alla visione delle scritture. Ma che potenza nuova emerge dalla versione definitiva? Qui è il vero Caravaggio. Eppure l'aspetto rivoluzionario del Caravaggio non è senza rapporto con i maestri, perché il Merisi non è un naif, ma li studia. Sappiamo che Caravaggio era talmente vicino al Papa da realizzare un ritratto di Paolo V, ma ancor più la Cerasi mostra come fosse abituato ad entrare nel Palazzo Pontificio, come vi fosse ben accolto e come volesse richiamarsi alle opere lì dipinte, dalla Sistina alla Paolina, citando esplicitamente il Buonarroti. E non solo egli vi entrava, ma varcava la soglia delle case di tanti cardinali che lo avevano in stima e gli commissionavano opere. Caravaggio aveva diversi contatti con il mondo ecclesiastico, in primis attraverso una via familiare. Il fratello Giovan Battista era sacerdote e sarà a Roma nei primi anni 90, e lo zio Ludovico Merisi, ospite di casa Peretti, è in contatto con Pandolfo Pucci, il primo ad ospitare Caravaggio nella sua dimora di Borgo, commissionandogli delle copie di devozione, copie che verranno viste dal famoso e importante cardinale rappresentante del Granduca di Toscana, Francesco Maria Bourbon del Monte, che appunto assumerà il pittore presso la sua residenza di Palazzo Madama. Successivamente sarà proprio il Cardinal del Monte ad inserire Caravaggio presso gli eredi della Cappella Contarelli, Crescenzi, e a segnalarlo per la sua prima commissione pubblica. Ancora pochi mesi dopo, il tesoriere della Camera Apostolica, il Monsignor Tiberio Cerasi, allogherà al pittore altri dipinti. Ma sappiamo di contatti importanti con Vincenzo Giustiniani, fratello del Cardinale Benedetto, con Ciriaco Mattei, fratello del Cardinale Asdrubale, con addirittura Maffeo Barberini, il Cardinale Maffeo Barberini, che commissionerà a Caravaggio il Sacrificio di Isacco. Il più significativo per la sua fama è Scipione Borghese, che in cerca appunto delle opere di Caravaggio attiverà un sequestro giudiziario nei confronti del Cavalier d'Arpino nel 1607 per avere i dipinti del Caravaggio, che attualmente si trovano nel Museo Borghese, uno dei più prestigiosi musei del mondo, dove ci sono ben 5 Caravaggio grazie all'intervento di Scipione Borghese. La visione falsata che talvolta si ha della Roma controriformista è quella di una città sottoposta a un giogo ecclesiastico moralizzatore, quasi che il Merisi fosse un'eccezione, un genio ribelle in un mondo pieno di beghine. Meravigliosa è invece la libertà del tempo, che traspare da satire come quella di Salvator Rosa, o dalle canzoni, ma anche dagli stessi pittori che trattano temi ora religiosi, ora profani, e anzi dipingono i vizi di sempre presenti nella città. L'unica Roma che il Merisi frequentò e amò sapeva cantare la fede e discendere fino alla dissipazione più profonda. Quell'unica città sapeva cantare fianco a fianco l'amor sacro e l'amor profano. Dissero alcuni oltramontani che di tre cose è l'abbondanza a Roma: di quadri, di speranza e baciamani. Escon dal Lazio le pitture a Soma, e tanta dei pittori è la semenza che infettato ne resta ogni idioma. Beh, poi talun che col pennel trascorse a dipinger faldoni e guitterie e facchini e monelli e tagliaborse, vignate, carri, calcare, osterie, stuolo di ubriaconi e genti ghiotte, zingari, tabaccari e barberie, niregnacche, bracon, 30 pagnotte, chi si cerca i pidocchi e chi si gratta, chi vende ai baron le pere cotte, un che piscia, un che caga, un calagatta vende la trippa, Gimignan che suona, chi rattoppa un boccal, chi una ciabatta. Né crede oggi il pittor far cosa buona se non dipinge un gruppo di stracciati, se la pittura sua non è barona. Musica,
poesia, pittura. Io taccio gli abusi, un altro a criticarsi accinga. Per me da questa pasta alzo le mani, canti ognun ciò che vuol, scriva o dipinga, che io non vuol drizzar le gambe ai cani. Poca voglia di far bene, viver lieto andare a spasso, fresco e grasso mi mantiene, la fatica me ne divina, e mentre io vivo così, è per me festa. È la tela definitiva della conversione di Paolo ad utilizzare compiutamente la cifra caravaggesca delle tenebre in cui entra la luce, che irrompe dov'è l'errore e il peccato. Dalla prima alla seconda versione non solo venne confermata la commissione a Caravaggio, ma anzi egli si espresse con ancor più libertà e creatività, raggiungendo il vertice. Se la versione De Scalchi è tutta concentrata sull'azione che si compie, nella versione definitiva tutto si concentra sul movimento interiore di Paolo, toccato dalla luce del risorto, di chiaro e di scuro. Come affermò del Caravaggio il Silos, un poeta seicentesco, è una rarità il pittore che manifesta con chiarezza in un'immagine finta quello che si nasconde nell'oscura coscienza. Si capisce che se anche fosse vero ciò che scrisse il Baglione e la prima versione non piacque al padrone, ciò non fu perché in quelle opere ci sarebbe stato qualcosa di eretico o perché esse fossero troppo rivoluzionarie. Sono invece quelle che vennero infine poste nella Cerasi ad essere assolutamente caravaggesche al massimo grado, quelle che il mondo intero viene ad ammirare in Santa Maria del Popolo.